arrabbiare perché è un discorso non sportivo e anche troppo esagerato, perché lui aveva fatto i tamponi lunedì, martedì, mercoledì e quando è arrivata anche giovedì sera, tutti quanti negativi. Quindi questo è una cosa che lascia molto perplessi, perché se tu sei negativo non vedo che cosa possa esserci dopo 6 giorni addirittura. Il problema è che il protocollo non basta e la legge spagnola prevede, sono molto rigidi, 10 giorni di quarantena, per cui lui fino a mercoledì praticamente non può fare niente, nonostante sia verde e nonostante non abbia nessun problema. Nel calcio il protocollo è diverso, perché se trovano un giocatore che ha il Covid, evidentemente fanno i tamponi a tutta la squadra e 2 giorni dopo giocano. Quindi questo stride completamente col protocollo del calcio. Lo sport è tutto uguale, questo poi è uno sport individuale, per cui tirate giù il casco e quindi lui in questo momento ha dovuto andare in albergo insieme al suo, chiamiamolo fisioterapista, mental coach, che era nella stessa fila dell'aereo, tra l'altro erano distanziati perché c'è una finestrino, il posto in mezzo vuoto e l'altro e tutti rigorosamente con mascherine col protocollo dell'aereo. Allora non vale più il protocollo dell'aereo. Cioè, veramente siamo stati in un ginepraio incredibile, che è un brutto precedente anche per la Dorna, perché se la prossima volta fanno un charter, 10 piloti, 10 meccanici e beccano uno dietro che è positivo, cosa fanno? I 10 piloti non corrono anche se sono negativi? Cioè, è una brutta storia. Abbiamo fatto il tampone addirittura stamattina, che è negativo, ieri ne abbiamo fatti due. Cioè, dopo 6 giorni, ora questo protocollo di 10 giorni vige qua in Spagna. E le autorità spagnole sanitarie sono state proprio. Abbiamo dimesso in mezzo la Dorna che ha cercato di fare di tutto, però è chiaro che la Dorna non può andare contro un protocollo statale, evidentemente, no, governativo. Però è estremamente ingiusto, non è corretto, non è corretto anche rispetto agli altri sport, come ho detto prima, del calcio, dove dopo 2 giorni fatto il tampone giocano. Non va bene. Ed è, ripeto, un precedente pericoloso, molto pericoloso, perché può succedere che la prossima volta ci sono 6 piloti che non corrono. E questa volta è capitato a Tore Borino, che è un pilota che si gioca al mondiale nelle ultime 5 gare. È chiaro che adesso il mondiale è molto più lontano. Beh, l'ha preso male. Innanzitutto un ragazzo di 20 anni, quindi potete immaginare, sì, a 20 anni sei anche tosto, però sei ancora un ragazzo, un ragazzino. È chiaro che è disperato perché si sente che il mondiale è lì vicino, che se lo gioca perlomeno. E dopo 2 secondi posti è evidente che il suo morale era ancora più alto, guidava benissimo. È chiaro che adesso si tratta di ricostruirlo da un punto di vista psicologico, perché chiaramente adesso sta vivendo insieme al suo fisioterapista in un albergo dove non può uscire, nonostante non abbia niente. Cioè, allucinante. Speriamo di riuscire a tirarlo su, ma sicuramente ci riusciremo. Ma è chiaro che il mondiale, una gara in meno, considerando che è 1-0, peserà molto.